La Chiare, ma Anaspi è richiesta? L'ho richiesta, ho fatto l'inserimento della domanda pure sul sito dell'INPS. Ecco fatto, ci sono voluti veramente 10 minuti. E la DID? L'hai fatta? Sì, la DID va con la Naspi e sono anche passata al centro per l'impiego a confermarla. Ricordati che è per cercare un nuovo lavoro, questo è soltanto il primo passo. Ma sta a cercare lavoro, seriamente? Un conto è cercare lavoro e un conto invece è cercarlo attivamente. Lo sto cercando da mesi, solo che a questo punto deve essere arrivato il momento... Ti lasci a perdere? Eh no, devi chiedere aiuto a un esperto. Per trovare lavoro non basta soltanto cercarlo, bisogna anche rendersi appetibili per il mercato. Per fortuna non dobbiamo farlo da soli. E infatti i centri per l'impiego hanno a disposizione dei programmi per la ricollocazione nel mondo del lavoro dei disoccupati. Questi programmi variano da regione a regione. La regione Lazio ha preparato apposta per te un programma che si chiama Generazioni. Perché sono giovane? Direi non giovanissima, però non ti preoccupare perché questi programmi sono proprio per gli over 30. Cosa devo fare per iscrivermi? Devi andare sul sito della Regione Lazio, scegliere il programma Generazioni, registrarti sul portale, scegliendo uno dei centri per l'impiego che per prossimità magari sono più comodi per te. E poi che succede? Devi aspettare almeno 10 giorni o perlomeno nel tempo dei 10 giorni il centro per l'impiego ti convocherà per controllare i requisiti. E quali sono i requisiti? Devi avere appunto più di 30 anni, devi essere disoccupata, devi essere residente nella regione Lazio, non devi percepire reddito di cittadinanza e soprattutto non devi avere altre misure di accompagnamento al lavoro. E in seguito cosa accade? Hai 5 giorni di tempo per scegliere l'ente accreditato con cui proseguire con la seconda fase. La fase 2 consiste innanzitutto in un primo step che è l'orientamento al lavoro. Consta di 12 ore. In queste 12 ore lavoriamo molto sull'identità lavorativa dell'individuo, sulle sue attitudini, sulle sue inclinazioni, sui suoi valori. Dopo ci sono ulteriori 36 ore nelle quali andiamo a lavorare proprio nella parte pratica, ovvero sia nella ricerca del lavoro vero e proprio. E quindi andiamo a costruire tutti quelli che sono gli strumenti necessari per trovare il lavoro. Il curriculum, la lettera motivazionale, il programma Generazioni prevede l'opportunità di svolgere corsi formativi di 50 ore che vengono costruiti ad hoc di concerto con le aziende su quelle che sono le competenze emergenti delle persone che si iscrivono a Generazioni. Che succede se alla fine di questo percorso non ho ancora trovato lavoro? Se nell'immediato non ti trovi lavoro grazie al nostro supporto, comunque ti porti a casa degli strumenti strategici molto utili per trovare lavoro anche successivamente, perché la cosa che devi capire, fondamentale, è che il motore di tutta questa attività sei sempre tu, sei tu al centro di questa attività. Ma Chiare, ma alla fine com'è andata? Bene, ho trovato lavoro.